Antonio Guerriero, 47 anni, assistente capo nel reparto prevenzione crimine della Polizia Napoli di Petruro di Montoro, è morto il 27 settembre scorso in seguito a un infarto dopo due giorni di coma farmacologico presso l'ospedale Moscati. I suoi colleghi, addolorati dalla tragedia, hanno deciso di avviare una raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Antonio, la moglie Rossella Foglia e i suoi due bambini di 3 e 5 anni. Nasce così la campagna crowdfunding Realizziamo il sogno di un padre per i suoi figli, iniziativa promossa da Raffaele del Gaiso, agente di polizia collega del 47enne scomparso, con l'obiettivo di estinguere il mutuo per poter continuare a vivere nella casa dove hanno realizzato il sogno di essere una famiglia. Ho deciso di organizzare questa raccolta per far sì che i sacrifici fatti fin qui da mio amico e collega Antonio Guerriero, persona onesta e leale, non vadano persi, scrive Raffaele. Il sogno di Antonio era quello di dare una casa alla propria famiglia, una bella famiglia, una moglie e due bambini piccoli. Con l'aiuto della banca il sogno si realizza, quel papà esemplare comincia il suo percorso per restituire la cifra ottenuta, lavorando sodo e facendo sacrifici senza mai farlo pesare ai suoi cari. Il 27 settembre scorso, mentre si preparava ad andare al lavoro, un infarto lo portato via dai suoi effetti. Per questo motivo vi chiedo di partecipare con un contributo volontario, non importa la cifra data, perché ogni singolo aiuto sarà prezioso per far sì che il sogno di un padre possa essere realizzato per sempre, per far sì che la sua amata famiglia possa avere una casa, soprattutto per garantire a quei due piccolissimi bambini la sicurezza di un posto sicuro dove stare, un futuro il più stabile possibile, cose che loro padre stava cercando di dare loro, conclude Raffaele. La raccolta è stata avviata due giorni fa, la quota da raggiungere è di 127.000 euro. Già in tanti hanno aderito all'iniziativa, inviando donazioni o condividendo la pagina GoFundMe per realizzare il sogno di Antonio per i suoi figli.